Anche oggi per Terza Pagina torniamo idealmente al Salone del Libro di Torino, dove Matteo Nucci ci ha raccontato il suo straordinario L'Abisso di Eros. Quell'energia psichica che attraversa tutta l'anima, per i greci ma anche per noi, perché la proviamo, che si esprime in parte attraverso il sesso, il desiderio sessuale, ma anche desiderio di altro, il desiderio di unione con l'altra persona, di discussione, di crisi, ma anche desiderio di raggiungere magari un'idea per i greci, non solo per Platone, ma proprio per i greci in generale, per il loro modo di essere, di fare, di credere. L'eros più si realizzava perfettamente nella filosofia. La filosofia che cos'è? È quel desiderio di conoscere. Philein significa desiderare, tendere verso, aver caro qualcosa, no? La sofia è la sapienza, la saggezza, quindi il tendere verso la saggezza, il desiderare appassionatamente la saggezza per vivere una vita il più felice possibile. Eros è anche la voglia di accoglienza, di accogliere lo straniero e di non costruire e di non chiudere, costruire ponti e non chiudere porti. Non ho neanche le parole per dirlo, ma insomma una delle istituzioni fondamentali dell'antichità era la xenia, l'accoglienza dello xenos, no? Dello straniero ma ospite, quindi andava accolto, ecco. Non bisognava chiudere il porto ma aprirlo allo straniero perché avrebbe portato qualcosa di nuovo. Ma qui c'ha a che fare con l'idea greca che noi stiamo completamente dimenticando, che la crisi non è un dramma ma è un'opportunità. Crisi significa bivio, significa necessità di decidere, scegliere. Crisi significa scelta, krineini, il verbo da cui viene crisis, significa separare, dividere, scegliere. Bisogna scegliere, a un certo punto un mondo finisce, si apre un bivio, si va o da una parte o dall'altra. I greci ci dicono dovunque vai soffrirai, perché questa è la vita, soprattutto i tragici ce lo dicono. Ma devi andare, se ti fermi a difendere l'indifendibile sei finito. Io non mi sento parte di questo, ma vedo che molta parte nei nostri tempi, nel nostro occidente opulento, si sono fermati davanti al bivio presumendo di poter difendere l'indifendibile, tirando su muri che non serviranno a niente se non a fare il nostro disastro. Fermi a litigare sul superfluo, come dimostrano anche i dibattiti di questi giorni. Che devi fare? Così è, boh, gli esseri umani sono strani. Il 14 gennaio del 1912 muore a Stoccolma August Strindberg, poeta, narratore, ma noto soprattutto come magistrale e visionario autore di teatro. Uomo dalla vita inquieta e tormentata, ci ha lasciato due assoluti capolavori per le scene, come Verso Damasco e Il Sogno.